Presidente, colleghe e colleghi, esponenti del Governo. Prima di entrare nel merito della materia di questo decreto, mi consenta, Presidente, di sottolineare un fatto che nelle ultime settimane ci eravamo abituati troppo bene. Abbiamo avuto 2 settimane senza voti di fiducia, abbiamo ritrovato la possibilità di discutere in Parlamento, abbiamo persino votato degli emendamenti. Certo, come gli emendamenti a questo decreto in commissione, anche in aula, quando si è votato, il governo non ha mai interloquito con serietà con l'opposizione, neanche quando c'erano emendamenti di buon senso che molti esponenti della maggioranza avrebbero potuto accogliere. D'altra parte, Presidente, lo abbiamo appena sentito evocare dall'intervento del collega della Lega, c'è l'idea che questo Parlamento debba solo ratificare le scelte del governo come se fosse un governo investito dal mandato popolare e invece siamo e restiamo e resteremo dentro una democrazia parlamentare. Quindi, Presidente, tornando al merito del voto di fiducia, noi oggi discutiamo di una legge di conversione che assorbe differenti parti di decreti e che quindi arriva a mettere insieme temi anche molto diversi tra di loro. Una pratica che, insieme all'eccesso di decretazione d'urgenza, il Presidente Mattarella aveva chiesto di evitare con una lettera a lei e al suo collega del Senato. Ma sembra che invece la scelta della maggioranza e del Governo è quella di continuare sempre con questa pratica. Nonostante ci siano in Parlamento i numeri, grazie allo squilibrio della legge elettorale, che danno una grandissima maggioranza nei 2 rami del Parlamento a questo governo e che da parte delle opposizioni su molti provvedimenti ci sia tutto tranne che un atteggiamento ostruzionistico. Anzi, come è noto, su questo provvedimento noi voteremo contro il governo nel voto di fiducia e poi ci asterremo come Partito Democratico nel voto finale. Perché la legge che arriva oggi in aula contiene norme, alcune che riguardano gli enti locali, altre che riguardano il piano di ripresa e resilienza, ma soprattutto in larga parte i temi energetici. E noi ripetiamo quello che abbiamo detto anche nelle commissioni, dove i nostri tentativi di proporre dei miglioramenti sono stati respinti senza che nessun emendamento sia stato accolto. La scelta di porre la fiducia su un provvedimento su cui poteva esserci un'interlocuzione positiva con la maggioranza sta dentro l'idea di rompere un approccio in cui le scelte sulle politiche energetiche fanno parte di uno e stanno dentro uno spirito di unità nazionale. Noi dobbiamo ricordare a noi stessi che in quest'Aula, a pochi mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, ci siamo trovati, insieme con il Presidente Draghi, a dover fare delle scelte complesse, tra cui aprire in fretta e furia nuovi canali di approvvigionamento e assicurarci la realizzazione di rigassificatori in una logica di diversificazione delle nostre fonti energetiche. In quell'occasione, anche con scelte difficili, quando il Presidente Draghi qui annunciò che la prevista chiusura delle centrali a carbone non sarebbe avvenuta e che anzi, come avviene per Civitavecchia, è ripresa a pieno ritmo e ancora l'attività della centrale a carbone. Quindi scelte complicate fatte dentro uno spirito di unità nazionale in un momento in cui la guerra prodotta dalla Russia metteva il Paese in grande difficoltà per l'aumento delle bollette che mettevano a rischio le famiglie e le nostre capacità produttive. Assieme con un governo di larghe intese, ma abbiamo tirato fuori il Paese da un precipizio pericoloso. Ma adesso voi, con questa scelta di non ascoltare, di rifiutare un rapporto con le opposizioni, gettate al vento quello spirito. E per noi è sinceramente un motivo di rammarico. Quando si arriva in quest'Aula a riesumare argomenti faziosi e propagandistici su questi temi, abbiamo sentito nel dibattito generale addirittura colleghi
attribuire al presidente Letta la responsabilità di aver soggiogato il paese agli interessi di Mosca, come se noi stessimo qua a ricordare gli accordi del 2005 sottoscritti con Gazprom all'epoca del governo Berlusconi. Rivolgersi al passato in maniera puerile, pensando di lucrare un po' di campagna elettorale, su problemi che restano invece seri e al centro dell'attenzione dei cittadini e delle imprese. Perché se è vero che c'è un'attenuazione rispetto ai picchi raggiunti nell'immediato inizio della guerra, i dati anche qua richiamati in aula da molti interventi relativi alla recente inchiesta della Confesercenti dimostrano come i prezzi delle bollette siano addirittura in alcuni casi tripli rispetto a quelli che erano prima del conflitto bellico, del conflitto ucraino. Quindi noi voteremo contro il voto di fiducia, ma ribadiamo anche in questa sede che la scelta di costruire gli impianti di rigassificazione il Partito Democratico l'ha fatta in modo convinto nella scorsa legislatura in quel clima di unità nazionale che ho richiamato e che la ribadiamo ancora oggi, vista l'incertezza e la crisi che grava sulle imprese e le famiglie. Ma è necessario riconoscere che più le soluzioni adottate mitigano la crisi, più sarà necessario centrare nuovamente la nostra direzione verso la decarbonizzazione e la transizione verde. Per questo in Commissione avevamo proposto misure che comunque andavano nella direzione di favorire nuovi investimenti in fonti di energia rinnovabile. Lo abbiamo detto chiaramente, per limitare la spirale dei prezzi e supportare l'Ucraina è necessario, e l'abbiamo fatto, fare anche scelte dolorose, ma dovremo anche aver chiaro che nel tempo bisognerà compensare sul territorio. Per questo motivo abbiamo chiesto, Presidente, che venissero aumentate le misure a supporto di quelle aree, Piombino e Ravenna, che ospiteranno queste strutture, con l'aumento dall'1 al 2% del valore dell'opera da destinare ai ristori dei territori stessi. Ma anche questa posizione in Commissione è caduta del nulla. Quindi, Presidente, ci potevano essere interventi più significativi in questo governo, in questo provvedimento, noi eravamo disponibili anche a sostenerli, ovviamente bisognava mettere delle risorse, si sono fatte altre scelte, avete scelto di investire in maniera propagandistica sulla flat tax incrementale, quando potevate azzerare i costi di gestione anche per la spesa energetica, non solo quella del gas. Potevate prolungare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, sia quelle energivore che quelle che non lo sono. Quindi si poteva fare di più e si poteva fare meglio. Ma questo atteggiamento, Presidente, l'ho detto in apertura, voi lo avete assunto anche su altri provvedimenti, lo avete fatto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui continuate a rimandare sine die il momento in cui dimostrerete come pensate di rimodularlo. Nel frattempo, però, rimandate le rate dei finanziamenti e così rischiamo di perdere quasi 34 miliardi di euro. Dicembre 2026, data in cui non si potranno più spendere queste risorse, Presidente, si avvicina, ma noi ci domandiamo ancora quanto volete aspettare. Ma questa è la vostra linea di questi mesi, non trovare soluzioni efficaci, fare l'opposizione anche quando siete al governo e poi pensate di dare sempre la colpa a qualcun altro, una volta all'Europa, una volta alla congiuntura internazionale. Allora, Presidente, a malincuore annuncio il voto contrario alla fiducia posta dal governo a questo provvedimento, perché la scelta di mettere la fiducia è una scelta di nuovo di comprimere l'azione del Parlamento, di fuggire da un confronto con le opposizioni, anche quando il maggior partito dell'opposizione, il Partito Democratico, dà la disponibilità ad un atteggiamento non ostruzionistico, una discussione di merito. Quindi, Presidente, dichiaro il nostro voto contrario alla fiducia, a cui seguirà un voto d'astensione sul provvedimento finale. Grazie.